Siamo all'interno di una splendida cornice, quella di Assisi, per assistere a una 2 giorni dedicata alla fragile bellezza, un connubio fra ambiente e arte. Ma la Pagano Ascolillo, all'interno di questo spazio, è riuscita ad avere anche un laboratorio per presentare il progetto Passepartout. Il progetto Passepartout viene presentato ad Assisi perché noi l'abbiamo sottoposto a Sacro Convento e l'hanno ritenuto in linea con i principi che è tema del convegno che si fa ogni anno ad Assisi, quello della salvaguardia dell'ambiente. Il nostro progetto che riguarda la riqualificazione delle nostre abitazioni, sostanzialmente un progetto ampio respiro di livello nazionale e che prevede il recupero dell'esistente, l'utilizzo di materiali non inquinanti, non invasivi, con materiali sostanzialmente a secco di sovrapposizione, quindi sostanzialmente non produrremo inquinamento e sarà per tutti un beneficio. Come è nata l'idea di avvicinarsi a questo progetto? L'idea di avvicinarsi a questo progetto sostanzialmente è nata da una riflessione del mio socio, così che un giorno in macchina con l'architetto Gaetano Coraggio, che è il responsabile del settore eco building della Pagano Ascolillo, andavano a Roma e si discuteva del più e del meno perché. Come entrare in un settore che è in profonda crisi, tutti sappiamo il settore immobiliare è una crisi profonda da 5, 6, 7 anni, però abbiamo riflettuto che nel settore delle ristrutturazioni ci stanno grossi incentivi statali e sostanzialmente è successo anche questo, mentre prima una famiglia vendeva un appartamento per comprarsi un altro magari fuori, pensava che fosse più bello, si è reso conto che ciò non è possibile per motivi economici e anche perché anche le ultime costruzioni che sono state fatte negli ultimi anni sono in classe energetica F o G e quindi energivore, per cui si pensa sempre più spesso a ristrutturare il proprio appartamento e quindi noi abbiamo messo in atto un progetto, un modello che coinvolge produttori, coinvolge tecnici, professionisti per far sì che si possa realizzare un intervento di ristrutturazione dando garanzia al cliente finale di tempi di esecuzione, certezza dei lavori come vengono fatti, qualificazione energetica e certificazione della qualificazione. Architetto Gaetano Coraggio, entriamo nello specifico di quello che è questo progetto Passepartout, con lei che è il project manager. Sì. Beh, il progetto Passepartout, come è stato detto nel convegno, è il programma di industrializzazione di un settore che oggi ha forte propensione artigianale, che è quello dedicato alle ristrutturazioni di interni, quindi diciamo così alla riqualificazione retail. Oggi questo settore sconta un'arretratezza culturale importante, risulta alla domanda farraginoso, immaginiamo, vado sul pratico, che un intervento di ristrutturazione deve avere oggi normalmente 5-6 referenti, questo chiaramente a tutto discapito e distorno del servizio che rimane incontrollabile sostanzialmente sia dal punto di vista contrattuale che dei contenuti stessi dell'intervento. Quindi si viene a creare una sorta di sinergia fra gli addetti ai lavori? Esatto, diciamo così, questo sistema enfatizza la messa a regime di un collegamento stretto tra i vari soggetti che devono chiaramente intervenire nell'ambito anche di un microcantiere. Il microcantiere, anche il più piccolo, ha bisogno di una progettazione architettonica, ha bisogno di una progettazione per l'efficientamento energetico, di una pratica urbanistica, di magari un finanziamento, di una polizza sul rischio infortuni e di un lavoro materiale che viene fatto sul cantiere. Chiaramente questo può intervenire oggi tramite Passepartout con un solo soggetto che funge da general contractor. Lei ha parlato di grandi possibilità per questo progetto anche alla luce della situazione immobiliare di questo paese. Ma la situazione immobiliare di questo paese è molto chiara. Non abbiamo necessità né potenza commerciale per costruire nuovo. Per le stesse ragioni
per le quali il progetto Passepartout si fa forza di uno straordinario bacino d'utenza, quindi 28 milioni di famiglie che hanno un appartamento di proprietà, ed è, diciamo così, una peculiarità italiana. Tenga presente che quindi l'80% delle famiglie italiane possiedono un appartamento, in Germania il 20%. Quindi nella nostra peculiarità, che ha dimostrato che l'investimento preferito era quello sul mattone, quindi sulla rendita immobiliare, chiaramente si trovano le stesse ragioni per cui non occorre, e si tratta solo di una devastazione del paesaggio e di una perdita di valore immobiliare, costruire nuovo. E quindi, voglio dire, la nuova dinamica, la nuova frontiera ormai nota a tutti dell'edilizia, del mercato delle costruzioni, è chiaramente solo quella della rigenerazione, riqualificazione, bonifica finalmente del patrimonio usato, che vale 13 milioni di edifici.